oggi siamo qui per provare la linea che è uscita di Harry Potter. Io sono doppiamente felice perché è una linea che io non ho trovato solo online, ma l'ho trovata all'interno di un supermercato. Io ho preso 4 prodotti, ma è uscita anche la tavoletta di cioccolato che non ho preso di Harry Potter. E un altro che mi manca che non l'ho trovato, comunque ho preso comunque 4 prodottini. Non mi ricordo il prezzo, però sicuramente li ho pagati molto di meno rispetto all'online. Sicuramente. Io li ho trovati da Extra, ma potete trovarli anche da Piccolo, l'abbiamo visti. Sicuramente anche al Conad e non lo so, in qualsiasi penso supermercato. Iniziamo? Sì, da cosa? Mi ispira, che bel tecno. Facciamo uno e uno e uno? In che senso? Dai, iniziamo da questo. Così. Esatto. No, lo facciamo da questo. Cioè, invertiti. Questo semplice. Il pack è meraviglioso. Harry Potter, biglietto per Hogwarts. Eccoli qua. All'interno ce ne sono 6 pezzi da 21 grammi. Di Wickers. Prego. Che bello. Ma ce ne, quante ce ne sono? 6, hai detto. No, vabbè. Biscotto con tavoletta di cioccolato al latte. È la più grande. Ah, infatti sì, 21 grammi. Oddio, che profumo! Senti? Sì, è la 9 e 3 quarti. Bella. No, vabbè, ma che bello! Vado? Vai. Secondo me. Non lo so. La qualità del cioccolato c'è. Ed anche del biscotto. Avevo un po' la sensazione, un po' il pregiudizio, che fosse quel prodotto un po' scadente. No, invece no. Vabbè, la Wheatos è... Non è... Cioè, mi ricorda tantissimo, cioè, molto simile. Questo niente di che, cioè, buonissimo, ma... Ci sta, alla fine è quello che ti vabbè, attrae è il pecco. Anche perché poi sono delle cose molto ancora più... Ok. Beviamo un attimo. Allora, io direi che, visto che è una linea, di non fare... Di non dare il voto, ma di fare proprio una classifica. Preferita. Esatto. Questa è... Allora, diciamo, questa è bianco con cosa scritto la magia di cristalli frizzanti. Questo lo frizza in bocca. Ma come? Sì, io. Con popping candy. Oddio. No, vabbè, guarda il loghetto. Di fondoro. Io non sono una fan di Harry Potter, cioè ho guardato la saga, sì, nel periodo della pandemia, mamma mia. Quanto mi ricorda le pecorelle di Pasqua. Di cioccolato bianco. Ah, è bellissima. È proprio bella. Secondo me è sfiziosa. Questa sarà strana. Il cioccolato bianco è buono, non è pesante. Pensavo che erano frizzanti in bocca, facevano tipo quella. E te non li fa? Mi sì, io! Scusa, non senti? Senti il rumore. Però ti fa un po' la sensazione in bocca che frizza. Sfiziosa, eh? Tu non hai mai provato questa sensazione, perché quando ero piccola, ma non solo, sai se ad oggi... Faccio così, mi sento... Non so se ad oggi c'è ancora come gelato, c'era quello lì che sopra aveva la punta che frizzava, ma frizzava un casino in bocca, proprio... Cioè... Vabbè, questo non ti senti proprio... No, quel... però la qualità del cioccolato è buona. C'è proprio un buon cioccolato al latte. Sì, buono.
iniziamo dalla sorellina. Questo secondo me sarà ancora più buono. Sarà ancora più buono. Questo è... Come lo dici? Vabbè, penso sia sotto cacao. Sì, e... cacao e tavoletta di cioccolato bianco. Sì, biscotto al cacao con tavoletta di crema al latte. Non è cioccolato bianco. No, raga, ma sono troppo belle. Guarda, io queste le prenderei pure per fare tipo una casa. Sì, 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 no, sono carine. Tu già stai alla Befana. Io già sto alla Befana. Andiamo al binario, 9 e 3 quarti. Questa è crema al latte. Perché cade sempre? Non può me. No. Tra i due preferisco l'altro. Questo sento solo il cacao. Ma pure buono. No, è buono, sì. Però io avrei fatto una tavoletta di cioccolato bianco. Invece il biscotto. Perché è un buon biscotto al cacao. E poi lo sapete cosa ho notato? Cioè non sono alimenti stucchevoli. Sono tutti molto delicati. Questo è buono. È buono, eh? Tra i due non sapevo. Più che la parte di sopra è buono il biscotto sotto. Esatto, sì, la parte di sopra svanisce un po', esatto. Non si sente molto. Se avessero fatto tipo un cioccolato bianco, proprio ancora più. Sì, invece che secondo me tra i due è più particolare questo, anche se il sapore alla fine è l'altro, quello, più è... l'altro è più esplosivo, però comunque un gusto già sentito e risentito tante volte. Vero, vero. Sì. Invece questo qui ha un biscotto sotto, secondo me prendetevi tutti e due, che fatti. Ci sta. Non saprei scegliere tra i due in realtà. Ultima! Questa mi ispira, lo sai? Mm-hmm. Ultima, questa è... L'incantesimo dei popcorn caramellati, serpe verde. Mamma mia. Caramello. Mamma mia. Ma... E popcorn, non lo so. Non si sente molto popcorn. Non solo il cioccolato. Cioccolato. Con una punta di questo caramello e sento proprio di caffè, lo senti? No, la bianca è molto più particolare secondo me. Perché se a me sono piaciute di più. Ah vabbè, sì. Però tra le due barrette la bianca. È più particolare, no, più. Non c'è cioccolato, niente di che. Alla fine la nostra classifica l'abbiamo fatta man mano, mentre... Sì. Poi io se dovessi andare, oppure se li dovessi trovare tipo in offerta... Si sente il caffè, oh. Io sento il caffè. Prenderei i biscotti. Con la tavoletta sola. Sono molto buoni. Sì. Ok. Molto quindi, veloce. Molto veloce, andremo a registrare tantissimi altri video. Noi speriamo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao.